nuova puntata di C'è stato un tempo nella storia del mondo occidentale in cui la ragione ha preso il sopravvento. Si è guardata intorno e con una smorfietta disgustata ha deciso che mai più si sarebbe fatta imbrogliare. Così ha creato la scienza, o meglio le scienze, con le quali indagare, sperimentare, vivisezionare l'universo. Con lo stesso fervore col quale la Chiesa aveva assicurato che la Terra era piatta e che eravamo tutti i figli di Adamo ed Eva, gli illuministi cercarono di convincerci che tutto era spiegabile in termini razionali, tutto era giustificabile. Poi Einstein scoprì la teoria della relatività. Venne fuori che il tempo era relativo alla velocità, che il qui ed ora era una pia illusione, che tutto sommato la medicina moderna curava i sintomi ma tralasciava le cause. Certo, tutto era spiegabile, ma gli strumenti per indagare, le basi ultime della materia sulle quali costruire la nostra teoria, le conoscevamo davvero? Ed eccoci arrivati ai giorni nostri. Eccoci qua, un po' meno sicuri, un po' più spaventati, ma anche più curiosi e rispettosi del mondo. Eccoci finalmente, dopo centinaia di anni, a sentire il bisogno di guardarci indietro, a quei 200 milioni di anni di storia dell'uomo, nei quali i nostri simili si sono posti le nostre stesse domande e, sebbene con metodi diversi, hanno trovato le loro risposte. È arrivato il momento di tornare a scuola dallo stregone. C'era un tempo in cui l'universo, le piante, gli animali, gli uomini e gli dei erano la stessa cosa. Allora il fuoco non esisteva e questo era male. Così tutti insieme si misero a pensare come risolvere questa mancanza e dopo varie notti, da solo, il fuoco sgorgò dalla terra. Così comparve Tatevari. Così comparve il nonno fuoco. Fu lui il primo sciamano, il primo Marahakame. Ed è da lui che tutti impararono. Ma le preghiere non bastarono ad addomesticare l'irruenza di Tatevari. Ed egli cominciò a bruciare il mondo. Così comparve Takutsi Nakawe, nonna crescita. Ella sciolse le trecce dei suoi capelli ed essi si trasformarono in pioggia. Così nonna Nakawe spense il fuoco e salvò il mondo. Così ella creò tutto. Eccoci dunque in Messico. Siamo partiti per il nostro viaggio dalla Sierra del Nayar, a cavallo della Sierra Madre Occidentale, una delle regioni più impervie e inaccessibili dell'intero Messico. Qui, fieramente isolato dal mondo moderno, vive il popolo Huichol. Conosciuti in tutto il mondo e ampiamente studiati, essi rappresentano un ottimo punto di partenza per provare ad interpretare il significato della parola magia e il suo conseguente utilizzo terapeutico. Eccezionalmente fedeli alle proprie tradizioni e particolarmente restii a qualunque forma di occidentalizzazione, questi uomini hanno mantenuto praticamente intatti nei secoli i loro usi e costumi precolombiani. 200 anni di resistenza alla conquista spagnola, poi la rivoluzione combattuta a fianco di Pancho Villa per tenersi le loro terre e una religione che non è mai veramente scesa a patti con l'evangelizzazione forzata che cercava di sconvolgerne l'identità culturale, fanno di questi 10.000 uomini un esempio di resistenza unico nel suo genere. Essi chiamano se stessi Vishrarika, che significa veggente, medico, sciamano, e dà la dimensione del sentimento religioso che pervade questa comunità. Ci sono uomini che hanno nello sguardo qualcosa di diverso. Ci sono uomini i cui occhi sembrano guardare al di là, oltre le apparenze del mondo. Essi sono in sintonia con il mondo, e il mondo così gli parla. Essi conoscono le energie, i poteri e le forze che si muovono sulla terra e a cavallo di queste viaggiano. Il vento risponde alle loro domande e la pioggia scende a esaudire il loro desiderio.
I Maracame hanno cantato per 3 giorni e 3 notti. Hanno cantato la storia del popolo Huichol. Hanno pregato per il loro popolo, hanno pregato per compiere il loro dovere, perché la pioggia cadesse a dissetare i campi inariditi. Il fratello cervo è stato ucciso, il toro è stato sacrificato, la pioggia è giunta a bagnare l'ultima notte di preghiera. Importanza è fra di loro la figura del Maracame, lo stregone, vera guida spirituale della comunità. Sono i suoi sogni, le sue visioni, sono le parole pronunciate dal fratello Ikuri durante la trance provocata dall'ingestione del cactus peyote a rendere comprensibili i segni e i messaggi inviati dal mondo. Ogni gesto, ogni azione compiuta dall'uomo Huichol rientra in un preciso schema rituale e ha come scopo quello di mantenere viva, di istante in istante, la sua relazione col mondo che lo circonda e con la divinità che è in esso. C'era un tempo in cui tutti gli dei si incontrarono
e insieme scoprirono di essere malati. Quelli che erano responsabili della pioggia non la davano. Quelli che erano i signori degli animali non trovavano niente da cacciare e nessuno sapeva come trovare la vita. Così entrò il maracame Tatevari, che li aveva riuniti come ancora oggi i maracame fanno. Così gli spiegò che erano malati perché non erano andati a Viricuta, la sacra terra del peyote, ad oriente, dove nasce il sole. Così egli prescrisse i digiuni necessari, sistemò l'ordine di marcia e li guidò fino alla montagna sacra, ai confini del mondo. Quest'uomo ha 94 anni. Si chiama Niu Eme ed è lo stregone di uno dei tre gruppi Huichol che hanno partecipato alla festa. Ahorita lo que estamos haciendo, porque nosotros lo hicimos mucho la lucha para el agua. Ahora mira, hasta dónde se nos vino el agua. Desde empezamos allá en nuestro rancho, allá empezamos. Y allá nos decían los curanderos que aquí nos faltaba la cosa. Allá nos vinimos, ahora eso estamos en contento. Eso es lo que tenemos nosotros. No hay más. Por decir, voy para tal parte, como voy a Cota, voy para el mar, voy a Usamanacá, Zapagüeyama. Nada más yo voy a llevar por allá, a Usamanacá, a llevar una vela. Allá lo ve y pido. Y las que nada más estamos pidiendo la vida, ¿no? Que no le pase nada. Il mare, le montagne, il deserto e i vulcani diventano così i punti cardinali dell'universo Huichol. Le tappe obbligate della pellegrinazione dello sciamano nella sua ricerca dell'illuminazione. Ed è proprio il maracame a guidare il viaggio a Viricuta. È lui la punta della freccia umana che compierà ben 450 km di pellegrinaggio per giungere nel mondo di molto più in là. Quel viaggio iniziatico che tutti i Huicholes, uomini e donne, almeno una volta devono compiere nella vita per incontrare il fratello Ikuri, per partecipare almeno una volta a quel mondo altro, al quale lo stregone attinge per ottenere i poteri che gli permettono di dominare gli elementi e le malattie, per partecipare di quell'armonia col tutto, di quella sintonia che è la vera chiave del pensiero magico. Il maracame rappresenta allora il livello più alto di un popolo, tutto proteso verso un ideale di perfezione spirituale. Thank you.
variopinti oggetti votivi, le statuine, le zucche decorate all'interno con scene epiche di animali e simboli magici, così come questi coloratissimi quadri che sono esposti in numerosi musei degli Stati Uniti e del mondo, hanno lasciato tracce nelle opere di artisti contemporanei, tra i quali Keith Haring. Ma certo il valore e il significato di questi oggetti è ben diverso dalla nostra interpretazione dell'arte figurativa. Essi non hanno infatti una valenza estetica, bensì una funzione magica di tramite e di offerta rispettosa agli antichi, agli antenati, a quel qualcosa che noi potremmo forse chiamare dei o Dio, ma che semplicemente nella loro lingua non esiste come termine. Dio è un concetto sconosciuto, un'invenzione degli spagnoli. Per loro è più familiarmente il nonno fuoco, il padre sole, il fratello cervo. Da qui una diversa interpretazione della malattia, che viene intesa come dimenticanza, trasgressione, squilibrio. Dimenticare qualcosa nell'ambiente è come dimenticare qualcosa in noi stessi. Macrocosmo e microcosmo si corrispondono e l'ammalarsi dell'organo bersaglio diventa solo l'espressione di un disagio più profondo. No te paras con su patrón, lo fallaste un año o dos años. Ese te está agarrando, su patrón mismo, porque usted no lo cumple. Entonces, también se conoce bien. Entonces, pues si yo te voy a decir, pues su patrón. Entonces tú lo tienes que cumplir y te va a salir bien. También si hay una envidia, también. No sé si te lo puedo quitar. Si tiene una espina usted, esa espina te tiene agarrada así. Y no andas a gusto. Así cuando tiene una cosa, el pecho, el cuerpo, es porque tengo algo aquí adentro. Entonces esa maracama, si es bueno, pues sí te puede sacar algo, te va a chupar. Es porque tienes algo. No, pues le puedo adivinar cómo y por qué. Entonces yo lo puedo ver la persona que te está haciendo, ¿verdad? Porque nosotros nos curamos entre los huicholes, ¿verdad? Yo puedo hacer una prenda para darle a la persona. Voy a darle una flecha. Entonces él lo va a recibir. Él ahí va a estar mirando. Lo vamos a suponer. Usted me da una carta. Bien letrado, bien figurado. Si yo sé bien leer, yo lo voy a leer bien. Así viene. En esa prenda sale ahí todo. Le leggi di fondo della natura operano indiscriminatamente alla stessa maniera ovunque, nelle situazioni più diverse. Sono un po' il baricentro, l'asse della vita smarrito, quella serie di regole di base che il curandero va a recuperare attraverso un viaggio nell'indicibile, nel mondo di molto più in là. Ma come si diventa stregoni? Pues entre nosotros es así. Lo sueña uno. Uno lo sueña como uno ya sabe uno de ese. Entonces si yo lo sueño así, un hijo mío es que va a ser así como yo. Y crece ya como este muchacho más grande. Si aguanta
las cosas, lo que le está saliendo a él, va a durar muchos años, aunque se supiera las cosas. No puede decir lo que ve él, pero él solo lo sabe. Pero ya con el tiempo, también se va a enfermar. Si se enfermó, oyó al papá. Entonces uno maracama va a adivinar que por mi suerte le está pasando a mi hijo. Entonces yo tengo que decir que sí, que se haga así como estoy. Así sale bien, se alivia, se compone bien. Entonces va a salir como yo. Porque viene siendo como escuela, ¿verdad? Un niño, si tiene empeño de estudiar bien todo, puede seguir. Pero si nomás lo empieza, va a llegar nomás al primero, segundo, tercero. Porque llegando al tercero no es nada. Solamente en el sexto o en la secundaria, ese hay algo. Ah, pues así uno. Es un estudio. Si el Dios no le dé, si no le da esa suerte, así nomás va a salir y no va a saber nada. Pero si el Dios le da, así va a salir. Maraca. Ed ecco l'ultima tappa del viaggio, la collinetta del Cantatore. Il posto dove il fratello Icuri, il peyote, insegna le sue canzoni ad ogni singola persona, perché questa le conservi come patrimonio individuale di preghiera per tutta la vita. Solo pochi sassi a formare un cerchio magico, nel quale da millenni questi uomini sostano. E una piccola collinetta, pietrosa anch'essa, dove lasciare le proprie offerte, dove lasciare le cose più belle che si possiedono e offrirle allo spirito del posto. Niente di monumentale è stato costruito qui, eppure a venirci si respira un'aria strana, magica. Ci si sente incomprensibilmente protetti, rilassati. E finalmente eccolo, il Quemado, la montagna bruciata. È da lì che nacque il sole. Questa è la meta finale del pellegrinaggio. Come si hizo il mondo? Come lo hizo per noi il Dio? Il Dio lo hizo per noi. Todo puso. Él hizo todo che comer. L'animal, il maíz, il frijol. Todo, el agua, eso hizo, el cielo, yo sé todo, y yo les pongo a platicar y yo les puedo explicar todo, lo que yo sé, pero vamos a durar toda la semana. Spostiamoci ora, più in senso figurato che fisico, a parlare dei Cora. Essi vivono nella stessa regione dei Huicholes. Ne condividono i luoghi di culto e li definiscono un po' i loro fratelli maggiori, chiamandoli con un nome che significa quelli che vennero prima. Thank you.
se possibile ancora più scontrosi e riservati dei Huicholes, essi non hanno l'allegria e la solarità dei loro fratelli. Tanto questi sono colorati, fantasiosi e creativi, tanto il popolo Cora appare triste e grigio. La profonda penetrazione cattolica ha portato questa gente ad una sorta di ambivalenza culturale che si riscontra un po' a tutti i livelli della vita sociale, creando un clima di conflittualità latente e di diffidenza che caratterizza i rapporti tra individuo e individuo. Feste importanti come quella delle Lote, la Pannocchia, diventano così un dovere faticoso che si cerca di demandare il più possibile ai rappresentanti del villaggio e al consiglio degli anziani. Ed è proprio questa scarsa partecipazione ai rituali ancestrali e questo disinteresse per la tradizione a fare la differenza con i Huicholes. Il bisogno di modernità vissuto in modo acritico genera un sentimento di mancanza e di frustrazione nei riguardi di popoli che essi considerano più civilizzati, più evoluti. Non v'è tra i Cora alcuna traccia di quell'orgoglioso senso di appartenenza a una comunità, così forte invece nei gesti e nei riti dei loro fratelli e vicini. Nonostante essi ricorrano molto spesso al medico tradizionale, cioè allo stregone, tuttavia lo guardano con sospetto e tendono ad emarginarlo dalla comunità. Lo stregone non è più allora il simbolo della religiosità, ma un personaggio in bilico tra il sacro e il diabolico, operando in una sfera di poteri non più riconosciuti come sacri. È proprio uno stregone Cora, Don Servando, a parlarci di questo disagio, di questo isolamento. Il volo dello stregone, il cui spirito si innalza nel cielo ad investigare quali nemici, quali forze, quali mancanze tengono afferrato il malato, diventa allora un volo solitario. Io non so perché sono curandero, perché curo. Esto ha de cuenta como estar dormido y despertar con un libro en la mano. Aunque me lo echaron a perder. Las mismas gentes. La gente envidiosa, que envidia poderes. Envidian el poder si no es de uno. Lo tenemos prestado. Todo es de Dios. Todo es de la tierra, todo es del cielo, todo es de... Todo es del demonio. Pesado. Pesado porque mentalmente tiene que buscar los caminos, a ver dónde está aquella alma, dónde sufre, qué pasa con él. ¿Qué tantos enemigos lo siguen? ¿Qué debe? ¿Por qué está así? ¿Quién lo está castigando? Hay que buscarlo en la tierra, hay que buscarlo en el viento. Hay que buscarlo en las cuevas, hay que buscarlo en los cerros, en las lagunas. Allí va a investigar duramente, ayunando días completos, día y noche, ¿ah? Para alcanzar a conocer de dónde salió ese mal. ¿Ah? Se lo está haciendo un hermano, se lo está haciendo un amigo, se lo está haciendo un compadre, una mujer que tuvo anteriormente, o alguna gente que haya sido afectado por la persona. Con su espíritu, con su mente, sube, se eleva al viento arriba, así. Investigar, a ver, ya sea en la noche, ya sea en el día, él trabaja mentalmente. Luego se empiezan a presentar ante el curandero, viendo gentes desconocidas o gentes conocidas. Entre sueños los ve en el lugar, como que lo encuentra en un camino. Que le dice, ¿qué hubo? ¿Dónde vas? Como que hay celos, ¿no? Como que hay celos, como que pues hay. Empiezan comentarios, no sé, ¿no? Pero
Si el curandero no se asusta, le sigue. Le sigue. A ver de dónde sale el mal. Por dónde entró. Y si en el momento que está uno trabajando eso, alguien está ahí que ve, que también cura, que ve pues, va a ver mi persona allí, lo va a ver. Como Calimán de lejos se presenta ya con sus amigos. Tú tienes que pensar en aquel, si ya te diste cuenta realmente que aquel es el que puso el mal, que él es el que está acarreando esos males para hacer sufrir a esa persona, al mal paciente, ¿verdad? Entonces tú tienes que hablarle en los rezos para que los espíritus se apoderen en él y lo presionen. Entonces eso es lo que hay al caso, dominarlo, y quitarlos, quitar el mal que puso. Ya quitando aquel, él va a sentirlo luego. Ay, me quitaron las fuerzas. Porque hay que agarrarlo para que en horas que no trabaja. En el día menos pensado, en la hora menos pensado, ¿verdad? Cuando duerme, está ahí acostado, dormido. Esa hora hay que llegarle. Hablarle entre sueño y que entre sueño escuche eso. En la cabeza le va a entrar una tristeza después de que puso el mal en la persona. Si tú lo dominas, le va a entrar la tristeza, pero los espíritus son los que van y se apoderan de la frente, de la mente. Entonces se le va a venir, ¿por qué lo hice? Caramba. Y ya se le va a borrar de la mente de sentir mal con aquella gente. Ya, pues ya va a querer hasta platicar con él. Todavía le va a preguntar. Mira, pues si sabes y sientes que yo te falté el respeto, perdóname. Le va a pedir perdón como pedírselo a su padre, a su madre. Así. Y perdonado, él perdonándole, se alivia a la persona. Y así es la forma que se vencen los malos enemigos. Porque de otra manera, pues cómo. Si yo lo encuentro, aquí en lo natural, ¿verdad? Lo natural yo le hablo. Oh, ¿sabes qué? Pues nos vamos a matar. Él ya está decidido, él ya sabe lo que está haciendo. A los 5 días, si ya va sanando, otros 5 días más, ¿no? Para circularlo, cercarlo, dejarlo en un limpio como aquí. Otros 5 días, pagar las primicias o pagar los labores, ¿verdad? Porque uno no es nadie, uno no es el curandero. El curandero es el santo. El curandero es Dios, es el sol, es el agua, es la tierra. Nomás uno tiene fe en ello. Y con una relación pequeña, ¿va? Que al hablar uno, pues luego se mueven los espíritus de la tierra, ¿va? Y hacerlos trabajar. La prima tappa del nostro viaggio è ormai conclusa, ma molte ancora ci attendono nelle prossime puntate. La sola cosa che va in qualche modo chiarita a conclusione di questa parte è il fatto che il riconoscimento e l'importanza che il popolo Huichol riserva alla figura dello stregone è ormai abbastanza raro anche tra gli indigeni messicani. Il seguito del viaggio sarà così la storia di un sincretismo. Il sincretismo tra una religione dominante e i resti delle singole culture autoctone più o meno sopravvissuti. Il cattolicesimo diventa allora un contenitore di rituali ancestrali e l'involucro col quale perpetuare la tradizione.